Oggi parliamo di DJI Osmo Pocket 3. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Oggi parliamo di un prodotto super spoilerato, ovviamente dai soliti profili Twitter che conosciamo, della DJI. Sto parlando della DJI Osmo Pocket 3, la camera con stabilizzatore meccanico di casa DJI che in tanti aspettano. È passato un po' di tempo, più di 2 anni, da quando è uscita la DJI Osmo Pocket 2. Pensate che io ho ancora questa favolosa, la Osmo Pocket 1. Ovviamente era la prima con questo sistema, una camera totalmente innovativa. Proprio grazie al suo stabilizzatore meccanico. D'altronde la DJI, che è leader del mercato dei droni con quasi il 90% del mercato mondiale, grazie ai suoi stabilizzatori ci permette quelle riprese cinematografiche che abbiamo con tutti i suoi droni. Quindi non ha fatto altro che trasferire questa tecnologia su una camera da terra, che tra l'altro ha gli stessi profili colori, e questo è uno dei vantaggi con le camere dei nostri droni per chi utilizza DJI, per cui è anche più semplice da un punto di vista di profilo colore abbinare le riprese da terra e da cielo. Spegniamo il prodigio. Ovviamente questa camera, che era la prima, aveva qualche difettuccio: messa a fuoco, campo non troppo grandangolare, quindi per fare delle riprese in soggettiva bisognava allontanarla molto. Però vi garantisco che è ancora un'ottima camera e addirittura e ha pure un ottimo audio. Poi è uscita la Pocket 2 con delle caratteristiche in più, con un buon campo visivo, migliore di questo. E adesso ragazzi arriviamo ad una camera fantastica da quello che stiamo leggendo. Vi faccio vedere un po' di foto e avete visto all'inizio anche un video. Viene dal solito canale Twitter di Igor Bogdanov, che si chiama Quadro News. Ormai è lui che ci dà tutte le informazioni in anteprima sui nuovi prodotti della DJI, anche sulla Osmo Pocket 3. Lo vedete subito, c'è un bello schermettino che ruota anche in orizzontale e ci permette quindi di vedere anche nel formato 16 noni come verranno le riprese. E poi è anche verticale quando resta allineato al corpo della macchina. Sappiamo che tantissimi oggi sfruttano le riprese verticali per i vari social come Instagram. Monitor da 2 pollici. Però il motivo per il quale questo sarà il mio prossimo acquisto, il motivo principale, non è lo schermo bellissimo che ruota, ma il fatto che questa camera avrà sensore da 1 pollice. Una camera tascabile, finalmente con un sensore da 1 pollice, bello luminoso, che ci permetterà, spero e credo, di fare delle riprese utilizzabili anche in condizioni di scarsa luminosità, utilizzabili anche quando facciamo delle riprese notturne.
Anche perché abbinato a un tipo di stabilizzazione meccanica, a un sensore da un pollice, ci permette di avere di sicuro degli ottimi risultati anche in termini di stabilizzazione. Quando usiamo la stabilizzazione elettronica nelle camere action, questa stabilizzazione, lo state vedendo, è inutilizzabile quando la luce si abbassa, perché si creano degli artefatti. La stabilizzazione elettronica non fa altro che creare un crop e quindi muoversi all'interno dell'immagine che abbiamo catturato. Con scarsa luminosità si creano questi effetti fastidiosi, si chiamano artefatti. Nei registri dell'FCC è apparso anche l'adesivo della batteria, sarà da 1300 mAh. E se pensate che la Pocket 2 è una batteria da 875, capite bene quanto potrà essere anche un vantaggio in termini di minuti di ripresa, anche se qui lo schermo è più grande e quindi consumerà di più. Con la Pocket 2 si era migliorato il discorso di messa a fuoco automatica, pur lasciando la camera bene o male uguale dal punto di vista di peso, 117 grammi. Avevano anche introdotto una versione bianca chiamata Sunset White, questa introdotta nel 2021. Ma il vero salto l'abbiamo con la Pocket 3. Da un punto di vista di design, vi ho detto il monitor, lo abbiamo visto bene, sensore da un pollice che potrà arrivare addirittura a 4K. Che potrà addirittura arrivare a una risoluzione di 4K a 120 frame per secondo. È evoluto anche il sistema di tracciamento, l'Active Track 6.0, che permetterà con camera fissa in un posto di continuare a seguire un soggetto. E anche se noi comunque stiamo facendo le riprese in movimento su un soggetto, lo terrà sempre al centro dell'inquadratura. Vi ricordo che con questa camera possiamo fare, se è su un treppiede, delle cose molto creative come dei time lapse con la camera che sposta l'inquadratura in punti selezionati. Un time lapse dinamico. E col sensore da un pollice anche ottimi risultati con time lapse notturni, dove abbiamo anche l'effetto delle scie luminose, siano esse soprattutto quando ci sono delle auto con i fari accesi che si spostano. Parlano di messa a fuoco rapida full pixel su tutti i pixel del sensore. Avremo anche la modalità profilo colore D-Log a 10 bit, questo vuol dire una maggior gamma dinamica dei risultati eccezionali, ragazzi. Li conosciamo già sui droni della DJI. L'audio, vi ho detto che era già buono qui, quindi è stato ulteriormente migliorato, si parla di audio stereo. Avremo questa versione combo, ragazzi, con un astuccio. Come vedete, il corpo batteria si monta nella parte sottostante, è estraibile e abbiamo due moduli diversi. Quindi avremo la possibilità di avere delle batterie extra e poi abbiamo il discorso relativo a un piccolo treppiede. Mi sembra di vederlo con la vite da un quarto di pollice sottostante, praticamente un microfono wireless. E anche una piccola custodia al di là dell'astuccio grande. Non ho capito se questa è una scheda micro SD della DJI, quello non l'ho capito. Altra funzione che abbiamo visto, appena si ruota lo schermo, si vede anche questa immagine, la camera si accende, probabilmente ci sarà la possibilità di attivare o disattivare dalle impostazioni questa funzione rapida. Questo buon Igor Bogdanov ci ha fatto pure l'unboxing. Avete visto, ragazzi? Ormai questa è la nuova politica di marketing della DJI. L'astuccio devo dire che è molto molto carino, ragazzi. Ci permette di essere ordinati con la nostra camera, tenere dentro tutto, anche delle micro SD di scorta. Quale sarà il prezzo di questa camera? Non lo so, ragazzi. Comunque, credo che un po' costerà. D'altronde, si è fatta attendere. Scrivetemi cosa pensate nei commenti. Volevo solo portarvi questi unboxing alla fin fine, che sono già usciti, e le informazioni su questa camera. Vi ripeto, scrivetemi cosa ne pensate nei commenti. Scrivetemi se l'acquisterete. Data di uscita 25 ottobre, quindi manca pochissimo. Vi lascerò ovviamente sui miei social il link per l'acquisto di questa camera che vi porterà ad Amazon. Quindi seguitemi sui social a partire da Telegram, Facebook, con la mia pagina ufficiale e Instagram. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!